io di qui capisco veramente che cosa vuol dire vedi Napoli e poi muori, no? Io non so se voi riuscite a vedere, perché il mio occhio chiaramente vede, non so se l'occhio della telecamera vi faccia vedere quello che io vedo, ma i nostri bravi tecnici sapranno fare miracoli. E dicevo, è stupendo questo modo, cioè di qui potrebbe nascere come vorrei far nascere, vedremo un attimo, un salmo. Ecco, Signore, ti ringrazio, grazie per questa bellezza, per questo mare stupendo, per le montagne, perché si vedono le montagne, si vedono le isole, grazie Signore per la vita, si vedono case, strade, movimento. Questo è un salmo, così come i salmi nascevano dal cuore della gente, i nostri salmi di oggi devono nascere dal cuore della gente, perché il nostro compito è quello di continuamente comporre salmi, cioè preghiere che nascono dalla vita, che tornano alla vita e che poi insieme devono tutti tornare a Dio. La vita del cristiano deve essere un salmo continuo, l'ho letto da qualche parte ma non ricordo. E torniamo appunto alla nostra riflessione. Ieri abbiamo visto che la nostra fedeltà a Dio, il nostro essere con Lui, procura vita, procura gioia. E per vedere se la mia vita è fedele a Dio, basta prendere San Paolo, la lettera ai Galati, dove si parla di segni e opera dello Spirito, la gioia, la pace, la riconciliazione, il perdono, la giustizia, tutto ciò è opera di Dio attraverso e per mezzo di un cuore umano che si lascia trasformare dall'amore di Dio e rimane fedele a questo Dio. E i salmi dicono che chi è fedele a Dio non appassisce mai. Voi pensate a un albero, alle foglie di un albero o alle foglie delle viti. Se non, le viti non fossero uniti ai tralci e viceversa, ai tralci alla vite, non ci sarebbe vita. Una foglia che cade da un albero vuol dire o che è arrivato il tempo di cadere, oppure se cade prima vuol dire che non è fedele, tra virgolette, attaccata all'albero. E così è la nostra vita. Quando siamo fedeli al Signore, la nostra vita, le nostre, tra virgolette, foglie non appassiscono mai. Quando siamo uniti alla vite, noi non appassiremo, non moriremo mai. È la nostra vita, è il nostro essere con il Signore, è il nostro essere fedeli, chiedo scusa al Signore, è il nostro ogni giorno fare della nostra quotidianità un salmo. Molte volte sì, facciamo anche salmi di gioia, di lode, ma dobbiamo essere capaci di fare anche i salmi delle lamentazioni, i salmi che devono nascere nel momento del dolore, i salmi che devono nascere nel momento delle indecisioni. E ahimè, delle volte facciamo anche salmi di imprecazione, ma questo è umano. L'importante è che sappiamo poi convertire e pentire il nostro cuore e fare salmi di conversione e di pentimento. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!